Allora, inauguriamo il nostro Art Corner qui alla Mostra del Cinema di Venezia con, e sono molto felice di averlo qui, Giuseppe Brunetti. Come stai, Giuseppe? Molto bene, Ti grazie. offendi se dico che sei la rivelazione di Comandante di Edoardo De Angelis? No, 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 dimmi se non ti mi, no, non offendi. mi offendo, non mi Magari poi offendo. È sono una cosa cose abbastanza, delicate anche. abbastanza carina da dire. L'accetto volentieri, grazie. Senti, come sei entrato nel progetto? Dove hai un ruolo, dico rivelazione non a caso, perché insomma, poi lungo, poi se vedete il film, esci tantissimo, soprattutto da distanza. È sì, un ruolo particolare, diciamo, che all'interno del film, fare il cuoco su un sommergibile come dire, è il ruolo che dà da mangiare alle Sì. Che persone, diciamo, che tenta di anche lega, no? nutrire, che Lega lega le anche. persone, sì, al momento al ricordo di quando si sta sulla terra. All'interno del film, la solita procedura attraverso un provino, Tu però con Edoardo. avevo già girato con Edoardo la vita bugiarda degli adulti e prima ancora Natale in casa Cupiello. Ah, ok, quindi vi Sì, conoscevate da un sì, po'. sì, sì. E quando ti ha parlato quando hai letto il ruolo, cosa hai pensato? No, vabbè, ero felicissimo anche solamente quando ho letto lo stralcio per il provino, ero molto, come dire, desideroso di prendere la parte, perché è un ruolo profondamente poetico, Sì. direi. Il provino era sulla scena proprio della lista del cibo, quindi tutte Sì, le bellissimo. cose da recitare. Quindi avevo subito capito che era un progetto Tra l'altro c'è anche dei particolare. momenti più divertenti, ironici, sono quasi tutti tuoi nel film. Cioè quelli in cui si spezza la tensione e diventa quasi una commedia, sono quasi Sì, tutti tuoi. c'è un momento, insomma, appunto, proprio perché è un personaggio legato alla terra, non a caso anche nell'inizio del film c'è la scena d'amore con l'infermiera Anna, quindi c'è proprio la terra che è sul sommergibile, la carne proprio, cioè l'amore e il cibo che ti tengono legati al ritorno, Esatto, alla esatto. speranza del Alla ritorno. speranza, alla vita anche. E poi c'è anche il compito proprio particolare del comandante che dà un compito quasi eroico a Gigino di elencare tutti i piatti Sì, che per tenere conosce. alto il Sei tanto morale, morale quando poi il cibo scarseggia. no? Sì. Senti, ma Edoardo sul set che tipo è? Ti incalza, ti lascia fare, ti guarda da No, lontano, la, no, ti bastona? no, no, per niente. La cosa più bella Non ti di bastona. Edoardo è la fiducia che dà agli attori. Anche, no, parlo per me, insomma, è stata una persona che mi ha dato tantissima fiducia. Si fida, nel senso che tenta di ascoltare quella che è la tua prima proposta. Magari se va bene, lascia quella. Magari qualcosa che non va bene la indirizza, ma con una grandissima dolcezza. È E quindi anche una grande libertà però per un attore. grandissima libertà, sì. Perché innanzitutto non hai paura di sbagliare, non hai paura di proporre, perché semplicemente al massimo dici no, sta cosa non va bene. Quindi c'è molto, molto ascolto, sa stare anche veramente tanto in ascolto con gli Collaborazione. attori, che secondo me credo sia la cosa migliore comunque. Tentare di prendere quello che c'è dalla persona che ha scelto comunque. Senti, chi sono i tuoi attori di riferimento, i tuoi miti? Non ho capito? I tuoi miti, i Allora, tuoi attori, il mito, sì. le tue leggende, nel Mi portafoglio, cos'hai nel leggente. portafoglio? Allora, proprio una grandissima fissazione e devozione per Philip Seymour Hoffman. Ah, Proprio povero. Che tantissimo, vinse la proprio. Coppa Volpi a Che vinse la Coppa Venezia. Wolf a Venezia, sì, per The Sì. Master. E girava in bicicletta per il Lido, la Sì, no. leggenda narra. Vabbè, era sempre, come dire, fuori dai canoni. Lui è veramente una grandissima Ma quale film suo ispirazione. ti piace più? The Beh, The Master. Master tantissimo, c'è Boogie Nights, Ma l'altra certo, Boogie Hollywood, Nights, anche Paul Thomas quello. Anderson, ricordo. Onore il padre e la madre, ma anche Sinedoga a New York. Ma li ho visti tutti proprio in maniera Ah, come un. scientifica, lo Sì, proprio studi? uno studioso di Philip Seymour Hoffman, diciamo. Poi c'è Gary Oldman, Ah. tantissimo. E i riferimenti italiani sono Tony Servillo e Pier Francesco Favino. Infatti era insomma, un grandissimo sogno E recitare c'hai con lui. soggezione un po', o no, all'inizio? Allora, soggezione come idea, ma già al primo incontro anche lui è una persona talmente umana e di una dolcezza e di una gentilezza incredibile, che sanno metterti al proprio agio, proprio perché forse l'interesse rimane sempre quello di fare arte e di farla bene. Quindi anche con attori giovani
si relaziona, come dire, ti fa sentire un collega. Certo. E questo è un grandissimo talento umano che anche lui ha nel... Sì, che poi è fondamentale anche per... Nel non farti sentire la distanza comunque, che c'è necessariamente. Vabbè, certo, lui è Favino, cioè, insomma. Però riesce appunto tu a stare, insieme. Lui è Favino, ma tu sei Brunetti. Sì, io ho due cognomi. Senti, ti vedremo anche nel film di Saverio Costanzo, per una piccola parte, cosa non puoi dire nulla praticamente. No, non l'ho ancora visto semplicemente, quindi non so ancora. Vabbè, ma com'è stato? Ecco, tra De Angelis e Costanzo che differenze ci sono invece? Allora, con Costanzo anche mi trovo benissimo, avevo già girato una piccola parte nell'Amica Geniale con lui. Devo dire, anche lui è un uomo dolcissimo. In ascolto, generoso, se c'è da correggere il tiro lo corregge, se no ascolta quella che è la proposta dell'attore comunque. Bellissimo. Senti, per chiudere facciamo il giochino di Hot Corn. Che film ti porteresti su un'isola deserta? Un solo film. Non hai scelta. Forse Leon. A proposito di Gary Oldman. Sì, sì, è una grandissima. Tra l'altro Luc Besson è appena arrivato al Lido. Parliamone. Bene. Luke, chiamiamo Brunetti che magari per il prossimo film c'è una parte, va bene? Allora noi ti seguiamo, grazie mille per il tuo tempo e ancora complimenti. Grazie. Giuseppe Brunetti, grazie. Mille.